Ragazzi, benvenuti in questa nuova live. Oggi faremo la Coppa Continentale Sudamericana. E niente, questa è la fase a gironi. Abbiamo beccato il girone con Atletico Mineiro, Internacional e Real Sociedad. E invece l'altro gruppo è con Borussia Dortmund, Manchester United, Leverkusen e Arsenal. Allora, la prima partita è in casa. Siamo contro l'Internacional. Questa è la formazione. E niente, andiamo subito. Costanzo capitano, ragazzi, ieri vi ho raccontato la storia di Costanzo che è cresciuto nel vivaio della primavera, poi venduto, tra cui è stato anche capitano. Beh, comunque adesso dobbiamo allenare Gulam e Lobotka. Sì, Gulam e Lobotka. No, Daniele, parala! Mamma mia! Ah, l'ha mandata dentro pure. Bravo Lobotka! Tira! Bravo! Ecco, ora dobbiamo difendere. Bravo Gulam. Ok, ora esce Daniele. Ok, B dai, ci sta. Comunque, e dove si gioca? Allo stadio, vediamo che stadio è. Napoli farà Si scatto gioca allo splendido dal Stade maestro Municipal, la prima partita Cicoccherelli, della fase a giocatore che gironi della respira. Coppa Continentale Il nostro Sudamericana. principale Si sfidano principale è Napoli sempre e Stefano Nova per il International. momento tecnico. Si gioca per il primo Ed è posto un la cerno fase a inizio, gironi di parte questo Napoli primo con campionato. Match di oggi che vede in Costanzo, campo Napoli Luperto, e Internazionale. retropassaggio per È solo Daniele, un amichevole, vorrei Costanzo, prenderlo sotto gamba. Queste sfide che Masciak, servono a trovare la condizione Llorente, migliore in vista della stagione ufficiale. Poi un lei c'ha la as, maglia da onorare, comunque vada. A me occhio che un me ne as, frega. attenzione un as, Ha un trovato la porta tu as! per tu col portiere, niente da fare qui per l'attaccante. Che Non ha tiro! guardato la porta, non l'ha nemmeno sentita, ha cercato solo di calciare con tutta la forza che aveva in corpo, fallendo un'ottima occasione. Prestao. Shamiro Ria. C'è il pressing, attenzione qui. Pressa Cioffi. Intervento La recupera deciso. Masciak. Cioffi. Cioffi! È un'occasione sprecata, è un vero peccato. Prestao. Shamiro Ria. Vidual. Debutto per il nuovo allenatore su questa panca. C'è grande euforia e c'è curiosità per capire se sarà Pandrenda. l'uomo giusto per puntare all'obiettivo Attenzione, colpo di qualificazione testa, alla fase difende Europa Luperto, Champions League. passaggio È per Zanoli. sicuramente il personaggio del giorno. Tutti i flash Lobotka. dei fotografi sono per lui. Elmas. Una volta però svanito La l'effetto della recupera novità, Llorente. sa bene che lo Masciak. attende un lavoro Per lungo e un as, delicato per attenzione. plasmare la La squadra perde, sulle immagini Vidual. La dal recupera vivo. Quel tocco un as, che tutti la recupera aspettano. Vestigno. Pandregna. La recupera un as, Possesso palla Zanoli, interrotto. Luperto, Elmas, la recupera Luperto, Lobotka, Cosa ne pensi di questa Masciak, la Coppa recupera Continentale Pessigno, Sudamericana, pressa Stefano? Giocatori Masciak, importanti colpo per di la testa, rotazione o Merquez, rischiano di pressa far Luperto, peccare il lavoro dei Pandrenda, si preparatori? deve Il rischio preparare c'è, lo Daniele, chiama nel calcio l'affiatamento di una tiro squadra. Conta squilibrato, almeno quanto la condizione atletica. Quindi è necessario Daniele, disputare dei giorni Costanzo, preparatori per arrivare Luperto, pronti all'inizio della stagione. Lobotka. Llorente. Napoli che si fa minaccioso. Llorente, Llorente, attenzione in aria. Llorente! Tiro troppo Buono qui il basso. pressing. Concedono il male minore che è Fuori. la rimessa laterale. Cioffi. La recupera Gulam. Lobotka. Un Un as. as. Buona per Salta l'avventore. Llorente! Decisivo qui l'intervento del Para il portiere. Ha portiere. letteralmente salvato la propria porta con questo Attenzione, intervento. pressa Llorente. Vidual, Shamiro Rira, Fontoira, Shamiro Rira, Pessigno, Fontoira, Pessigno, Efficace il possesso Pandrenda, palla con una serie prolungata di scambi. passaggio per Pessigno, La rimette dentro. Grande attenzione, uscita Daniele alla esce, larga, coraggiosa del portiere. Eh sì, se l'è giocata Elmas, addosso prima di poter tirare. Masciak.
Occhio sotto per Llorente. Sbaglia, la recupera Elmas. Attenzione, retropassaggio per Luperto. Lobotka. Deve agire il Napoli. Mashak. Ha spazio per andare. Mashak, attenzione, Mashak carica il tiro, Mashak. Attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Napoli. Calcio di rigore per il Napoli. Dovrebbe essere per fallo di mano. Rivediamo. Indica il dischetto e mi sembra abbastanza incredibile che non abbia. Sì, è fallo di mano. Calcio di rigore per il Napoli. Era un intervento da punire severamente. Il tiratore Llorente. Llorente! 1-0 Napoli! Napoli 1, International 0. Gol di Fernando Llorente su rigore. Realizza questo calcio di rigore. Prestavo immobile. Rivediamo il replay. Ha optato per alzare la traiettoria. Palla nel 7. 9 volte su 10. Esatto, palla nel 7. Gol straordinario. Il portiere è stato immobile. Grandissimo Fernando Llorente che ha realizzato questo calcio di rigore. Si ricomincia con il Napoli avanti nel punteggio 1-0. La recupera Lobotka. Abrajec. Gazzollisco. Pressa Lobotka. Merkes. Passaggio a Formido fuori. Palla in out, sarà rimessa con le mani. Un as. Lobotka. Mashak. Eccolo. Ecco il dato sul possesso palla. Cioffi. Napoli inferiori a Cioffi, attenzione. Se li smarca tutti. Attenzione, Cioffi ne salta uno addirittura. Cioffi! 2-0 Napoli. Napoli 2, International 0. Gol del giovane preso dalla primavera, Antonio Cioffi. Il replay ci permette di apprezzare. Rivediamolo questo gol. Se li è mangiati tutti. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. 2-0. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Pessigno. Fontoira. Pessigno. Occhio al pallone filtrante. Bastigno. Fuzzi Gulam. Elmas. Scivolata, fallo. Tutta entrata, qui può arrivare un provvedimento disciplinare. Giallo. Giallo per Enzo Merkes. Fallo su Elmas. Giallo, sa che l'arbitro ha ragione. Calcio di punizione, Costanzo, Elmas, Costanzo, Gulam, Costanzo. Costanzo, gioco di palla. C'è un minuto di recupero. Llorente. Llorente, 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 attenzione, Llorente, Llorente. Llorente! La tocca, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo, batte un as. Va a cercare di testa Gulam. Non ci arriva. Attenzione, arriva il pallone a Lobotka. E finisce qui il primo tempo. Napoli 2, International 0. Comincia il secondo tempo, sostituzioni per il Napoli. Il secondo tempo di questo incontro, valido per la prima fase a gironi della Coppa Continentale Sudamericana. Può dunque avere. Se ne va Cioffi, entra D'Agostino. Se ne va Llorente, entra Petagna. Se ne va Unas, entra Zedadka. Se ne va Elmas, entra Labriola. Se ne va Zanoli, entra Malquit. Occhio qui. Attenzione, azione, Gulam. Luperto. Attenzione alla regala. Palla che termina lontanissima fuori dalla porta, difesa dal portiere. Daniele. Luperto. Lobotka.
Mashak. D'Agostino. Occhio al cross. D'Agostino, attenzione, scivolata fuori. Intervento che spedisce il pallone in corner. Comunque c'era il vantaggio. Nel mentre sostituzione per l'International. Se ne va Fontoira ed entra. Oddio, scusate, non me lo ricordo. La rileggo. Se ne va Fontoira ed entra Sendero. La sostituzione dell'International. Nel mentre calcio d'angolo, batte Lobotka. Va a cercare di testa Mashak. Ci arriva. Buona per Ghulam. Allontana coi pugni Prestao. Lobotka. Luperto. Possono ripartire in contropiede. Pastigno. Vidual. Merkes. Sendero. Formido, attenzione. Esce Daniele, attenzione, porta vuota. Mamma mia, ragazzi. Che rischio. Ha commesso l'errore. Che dire, mamma mia, ha gettato al vento un'occasione d'oro. Difficile che ne ricapitino altre. Daniele. Sostituzione per l'International. Se ne va Marques, dentro a sé la nuova. Costanzo. Passaggio per Lobotka. Mashak. Mashak, attenzione, la recupera Sendero. Pandrenda. Selanova. Vidual. Cerca con questo lancio in profondità. Formido. Cross fuori gioco. C'è fuori gioco. Sarà calcio di punizione, batte Ruperto. Malquit. Mashak. D'Agostino. Mashak. Ha recuperato il pallone senza fallo. Pessigno. Presta Lobotka. Pandrenda. Formido. Formido, attenzione. Errore, attenzione. Tocco sotto. Daniele. Facile l'intervento del portiere. Da quella Lobotka. Mashak. Petagna. 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 Andrea Petagna. Attenzione. La recupera Ambradesh. Ambrangens, scusate. Sendero. Prestato Agostino. Vidual. Possesso recuperato dal Napoli. La tiene sulla linea Ghulam. Per Mashak. Petagna. Lancio lungo a trovare Zedadka. Non ci arriva. L'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Sostituzione International. Se ne va Pandrenda ed entra Cordeia. Così così la sua. Pessigno. Formido. Cordeia. Gazzolisco. A metri per correre. Pressa Malquit. Occhio al traversone. Cross, attenzione, colpo di testa. Di poco al lato. Fuori. Tutto bene qui, la Daniele. Luperto. La recupera Selanova. Selanova, attenzione, attacca il... Cosa, attenzione, para Daniele, porta vuota, traversa, si salva il Napoli. Colpo di testa e stavolta c'è il gol. Questo momento favorevole, continuare a spingere. Napoli 2, International 1. L'International la riapre. Si è avventato sulla parata, traversa. Gol. Deviazione di testa precisa ed efficace. Il punteggio adesso 2-1. Zedadka. C'è un gol di vantaggio. Petagna. Zedadka. Zedadka, attenzione, la recupera Shamiluria. Gazzolisco. La recupera Petagna. Mashak. Buona per Zedadka. Viene fischiato qui fuori, fuori gioco. Difensori. Sarà calcio di punizione, batte Ambrangens. Per Sendero, colpo di testa. Labriola. Mashak. Petagna. Può andare uno. Petagna. Petagna. Ha calciato male il pallone.
qui ci sono due minuti di recupero. Ambran Jazz la recupera Zedadka, attenzione, buona per Zedadka, Zedadka palo, non ci credo, buona per Petagna, finisce qui il match. E finisce qui, il Napoli vince 2-1 contro l'International, la prima partita della fase a gironi della Coppa Continentale Sudamericana. L'ultima azione è stata di Zedadka, che ha pigliato i due pali, sia il palo sinistro sia il palo destro. Allora, siamo secondi, abbiamo la partita contro il Real Sociedad e la dobbiamo simulare perché siamo in trasferta. Facciamo la formazione. No, non gioca bene. Ok, facciamo la panchina. Quindi abbiamo detto 57, 58, 58, 58, 76. Ok, questa è la formazione, ragazzi. Andiamo con la partita contro il Real Sociedad. Simulazione veloce, vediamo. Perdiamo 1-0. Gol di Bautista. Sì, Bautista. Vabbè, dai, ci sta. Abbiamo la partita contro, anche contro l'Atletico Mineiro. Scusate se ci sono un po' di interruzioni anche dell'allenamento, ma come sapete questi tornei purtroppo li devo fare nella carriera. Ok, abbiamo la partita contro l'Atletico Mineiro. Facciamo la formazione. Ok, facciamo la panchina che è già stata fatta automaticamente con Zanoli, Labriola, Cioffi, D'Agostino e Petagna, quindi 57, 58, 58, 58 e 76. Questa è la formazione. Jones capitano. Andiamo. Dovrebbe essere l'ultima partita del girone, perché aspettate, mi devo trovare un attimo. È l'ultima partita del girone perché abbiamo giocato contro il Real Sociedad, abbiamo perso, e abbiamo giocato contro l'International e abbiamo vinto. Quindi sì, è l'ultima partita. Dobbiamo mettere la maglietta nera. Adesso dobbiamo allenare Osimhen e Fabian. Ah. Tiro troppo basso. Vai, Sium. Vai! No, Osimhen!
dici, dai, ci sta. Comunque, e dove si gioca? Allo stadio, vediamo che stadio è. Napoli, si gioca allo stadio Odromo, l'ultima partita della fase a gironi della Coppa Continentale Sudamericana. Si sfidano Napoli e Atletico Mineiro. Prima parte di questo torneo precampionato. Ed è quel c'è l'inizio. Parte il Napoli con Younes, Elmas, Fabian, Elmas, Luperto, Giovanni Di Lorenzo, Osimhen. Osimhen, attenzione Osimhen. Osimhen, palo, non ci credo. Dano. Pressa Bernardi. Dano. Alzano il pressing. La recupera Bernardi. Bernardi, 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 attenzione Bernardi. Carica il tiro, palo. Ancora buona, no. Due pali per il Napoli. E zero per l'Atletico Mineiro. Bernardi. Osimhen. Buona per Younes. Farigna. Esler. È sicuramente fra i giocatori da seguire. Calcede. È uno che gioca spesso con la squadra, cercando triangolazioni. Seiabo. Per liberarsi dalla marcatura ed andare al tiro. Attenzione, Luperto. Jovanovic. Attenzione qui a perdere palla. Azione pericolosa. La recupera Mestres. Esler. La recupera Younes. Osimhen. Osimhen, 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 Osimhen. Passaggio per Elmas. Elmas! 1-0 Napoli. Napoli 1, Atletico Mineiro 0. Gol di Eif Elmas. La generosità di Victor Osimhen, che invece di tirare passa il pallone ad Elmas, che mette a segno il gol del vantaggio. Adesso che lo rivedo mi sento di assolvere il portiere. Pier poteva fare davvero poco su questa conclusione, distanza troppo ravvicinata, sarebbe servito un miracolo per impedire alla palla di entrare. Pronti a giocare con il Napoli, che adesso deve gestire la situazione. Boas uscendo la gara. Seialbo. Farigna. Calcede. Occhio al suo movimento. Attenzione, attacca l'Atletico Mineiro. Boas. Farigna. La recupera Bernardi. Elmas. Osimhen. A metri a disposizione. Osimhen, attenzione Osimhen, 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 Osimhen! 2-0 Napoli. Napoli 2, Atletico Mineiro 0. Raddoppia il Napoli con il gol di Victor Osimhen. Mamma mia, Pier. Guarda, ci sono gol e gol, ma questo è sicuramente uno tra i più belli che abbiamo visto questa stagione. Mamma mia, cosa ho visto! Lucidità. 2-0. Lunga cavalcata per battere il portiere. Fisico, tecnica. Spettacolo. Seiialbo. Match che riprende, hanno allungato. La recupera Elmas. 2-0. Zedadka. Zedadka, Zedadka. La recupera Seiialbo. Attenzione, colpo di testa. Elmas. Osimhen. C'è spazio davanti. Osimhen. Osimhen! Il del portiere vale come un gol. L'avevo vista dentro, Pier, ti dico la verità. Calcio d'angolo, batte Bernardi. Va a cercare di testa Di Lorenzo, ci arriva, buona per Fabian! Incredibile. Un altro calcio d'angolo adesso. Rivediamolo, vabbè, la parata. Calcio d'angolo, batte ancora Bernardi. Colpo di testa di Di Lorenzo. Attenzione, la recupera Farigna. Presa Jovanovic, infatti la recupera. Younes. Osimhen. Attenzione, la perde Dano. Farigna. Colpo di testa, Elmas. Osimhen. Con questa palla e punta la porta.
Attenzione, passaggio per Bernardi che non ci arriva. Dano, Farigna, la recupera Fabian, Zedadka, la recupera Younes, Zedadka, Zedadka! Portiere che risponde presente e salva la propria porta con un intervento di ordinaria amministrazione. Sicuro qui, eh? Calcio d'angolo, batte Bernardi, va a cercare di testa di Lorenzo. Attento qui il difensore che allontana. Azione, la recupera Luperto, di Lorenzo. La recupera Calcede. Farigna. Ripartono in campo aperto. Calcede, Farigna. Esce Contini. Calcede. A spazio. Calcede, Boas. Boas. Contini la blocca. Fine primo tempo. E dopo la fine della prima frazione, dunque tu. Comincia il secondo tempo, sostituzioni per il Napoli. Inizia ora il secondo tempo di questo incontro per la fase a gironi della Coppa Continentale Sudamericana. Se ne va Zedadka ed entra Cioffi. Se ne va Osimhen ed entra Petagna. Se ne va Bernardi ed entra D'Agostino. Se ne va Elmas ed entra Labriola. Se ne va Di Lorenzo ed entra Zanoli. Mario Rui, fuori. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo. Mario Rui, Jovanovic. 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 Mamma mia ragazzi, se li scarta tutti. Jovanovic. 3-0 Napoli. Napoli 3, Atletico Mineiro 0. Gol di Jovanovic. Altro giovane preso dalla primavera mette a segno un gol. Dopo Cioffi arriva Jovanovic. Prima Cioffi contro l'International e adesso arriva il gol di Nino Jovanovic contro l'Atletico Mineiro. Bel lavoro che stiamo facendo con i giovani ragazzi. Stanno crescendo piano piano. Valpacos. Baia. Valpacos, palla fuori. Sarà fallo laterale. Mario Rui, Fabian, Younes. Errore. La recupera Dano. Azzurra. Esler. La recupera Zanoli. Younes, Petagna. Va vuoto, può andare in porta. Petagna! Un soffio sopra la traversa. Pregevole il tocco sotto comunque, eh? Peccato non abbia dosato bene la potenza, sarebbe stato un gol fantastico. Sostituzione Atletico Mineiro. Se ne va Calcede, dentro lo Sceto. Mestres. Leima. Pressa Younes. Boas. Mestres. Dano. Seialbo. Esles. Farigna. Boas. Boas. Tutta la forza che aveva in corpo. Ne è uscita fuori una conclusione inguardabile. Sostituzione Atletico Mineiro. Se ne va Farigna ed entra Acuña. Ha deciso con la conclusione di potenza. Ecco i risultati che abbiamo visto tutti. Contini. Mario Rui. Fabian. Petagna. D'Agostino. Passaggio per Labriola. Perdono il pallone. La perde. Boias. Comunque ragazzi, belle prestazioni che stanno facendo i giovani presi della primavera. Soprattutto mi è piaciuto il gol sia di Cioffi sia di Jovanovic. Eccolo qua. Jovanovic per Luperto. Younes. D'Agostino.
approvato fuori gioco sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Fuori gioco di D'Agostino, Giuseppe D'Agostino. Interrompe una potenziale azione pericolosa per fuori gioco, questione di centimetri. L'assistente qui era sostituzione Atletico Mineiro, se ne va Boas ed entra Risao. Sostituzione in arrivo. Sarà calcio di punizione, batte Dano. Va a cercare di testa Jovanovic. Petagna fallo, calcio di punizione per l'Atletico Mineiro. Mestres. Colpo di testa. Baia. Labriola. Riparte il Napoli con velocità. Attenzione. Labriola. La perde. Mestres. Risao. Sei Albo. Baia. La recupera Mario Rui. Fallo. No, no, fuori gioco. Qui è finito in offside. Non è scattato a tempo. Corretta la segnalazione del collaboratore dell'arbitro. Jovanovic. Fabian. Petagna. Labriola. Labriola. Attenzione. Para il portiere, salva sulla linea Labriola, può buttare un cross, infatti lo fa, buona per Petagna, di testa, ci può arrivare Cioffi che infatti tenta il tiro, però è fuori. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pier, da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante, conclusione che meritava miglior sorte. Sacramentino. 600 secondi da giocare. Colpo di testa, ancora. Zanoli. Mestres deve aver visto qualche giocatore stanco e ha deciso di sostituirlo. Effettivamente c'è D'Agostino molta in campo, Labriola, Fabian, Younes. Buona per Petagna! No, fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Gol annullato, ma di fatto l'arbitro aveva già fermato. Me ne sono subito accorto. Fuori gioco. Troppo avanti. Si è accorto del fischio e ha proseguito l'azione. Chiamata al limite quella del guardaline, però corretta. Ah no, qui. Che occhio, un fuorigioco millimetrico. Sostituzione Atletico Mineiro. Se ne va Mestres ed entra Correia. Baia. A metri per correre sulla corsia. Sione, la recupera Fabian Ruiz. Recupera. Luperto. Zanoli. Zanoli, attenzione, se li mangia tutti, attenzione, Zanoli, è scavalcato, Zanoli! 4-0 Napoli, gol di Alessandro Zanoli, altro giovane preso dalla primavera, Napoli 4, Atletico Mineiro 0. Spettacolare, spettacolare ragazzi, spettacolare. L'allenatore sarà contento di aver visto la sua squadra concentrata fino all'ultimo, nonostante il risultato non fosse in discussione. Sembrano ormai avere la situazione 4-0. Ancora 3 minuti da giocare. Labriola. Ci sono 3 minuti di recupero. Labriola! 5-0. Gol di Valerio Labriola, altro giovane preso dalla primavera. Non si fermano nemmeno nel recupero al risultato che sembra acquisito. Capisco la voglia di dare spettacolo, in questi casi però forse sarebbe anche giusto tirare un po' i remi in barca per rispetto alla squadra avversaria. Match a 5-0. 5-0, una lezione. Risao, e finisce qui. Il Napoli vince 5-0 contro l'Atletico Mineiro. Occasione. Vediamo un attimo se abbiamo passato il turno. Sì ragazzi, siamo in semifinale contro il Borussia Dortmund. Ok. Siamo in trasferta, quindi la dobbiamo simulare.
No, non gioca bene qua. Ok, facciamo la panchina. Ok, sistemiamo un po'. Ok, panchina con Cioffi, D'Agostino, Labriola, Petagna e Di Lorenzo. Quindi 58, 58, 58, 76, 77. Ragazzi, speriamo di vincere perché Borussia Dortmund è tosto. Ragazzi, se ho staccato le cuffie e si è sentita una vocina, ma mia nonna mi doveva dire una cosa. Mi scuso per questa interruzione, non volevo riattaccare le cuffie perché proprio all'ultimo, mentre le ho riattaccate, mi ha detto un'altra cosa. Quindi spero che non si è sentito niente, però possono capitare queste cose. Andiamo ragazzi, vediamo che cosa facciamo contro il Borussia. Vinciamo 3-1 ragazzi, siamo in finale della Coppa Continentale Sudamericana. E siamo in finale contro il Real Sociedad. L'andremo a simulare, però la simulazione è lenta ragazzi, perché purtroppo siamo in trasferta. Facciamo come quell'altra volta, cioè come ieri. Facciamo la formazione. Ok, facciamo la panchina. Allora, panchina con... vabbè, capitano Dem, sì. O Luperto. Ma ci sta Costanzo, eccolo, capitano Costanzo. Bella sta coppia con Costanzo e Jovanovic. Ecco, allora, questa è la formazione titolare ragazzi. Ora vi faccio vedere la panchina con Labriola, D'Agostino, Petagna, Di Lorenzo, Insigne. Quindi 58, 58, 76, 77, 85. Capitano di Costanzo, non Di Lorenzo, Costanzo, che neanche è titolare, quindi andiamo a simulare lentamente contro il Real Sociedad. Mettiamo la divisa nera. Simuliamo. Comincia. Si gioca dunque, finale che ha avuto ufficialmente inizio. Che partita possiamo aspettarci, Stefano? E come tutte le finali, mi aspetto un inizio nervoso da parte di entrambe le squadre, in attesa che si sciolgano, che la tensione si allenti. Fondamentale non prendere gol. Ora, primo tiro del Napoli con Mašak. Michel Merino. Isaac. Tocco per Oyarzabal. Può scatenarsi sulla corsia. Oyarzabal. Buon possesso palla. Buona.
cioè non buona nel senso che deve tirare. Buona per Zanoli che la può prendere. Infatti vedete che sta pressando. Bravo Zanoli. E vabbè, la regalata. Tenta l'imbucata qui per il compagno. Decidono di farsi pressare nella speranza di aprire qualche spazio. Ok, recupero del Napoli. Bravo Bernardi. Attacca il giocatore. Vai, del attacca. Buono il posto. Vai Cioffi. Bravissimo. Mamma mia, che cross. Isaac. Porto. Saldua. Isaac. 1-0, arriva il primo gol dell'incontro. 1-0. Ed ecco dunque arrivato Oyarzabal, la mette a segno. Real Sociedad 1, Napoli 0. Dembe. Bakayoko. Dembe. Recuperano palla. Nacho Monreal. Palla regalata dal Napoli agli avversari. Monreal continua la fitta rete di passaggio. Non può fallire, no. Attenzione. Rete, splendida rete. Hanno concretizzato nella maniera migliore uno scambio davvero manuale. Ho perso il conto. Real Sociedad 2, Napoli 0. Gli avversari stanno girando la testa. Non va bene, siamo sotto. Bakayoko. Gran palla. Fine primo tempo. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Ok. Comincia il secondo tempo. È iniziata la ripresa con Napoli a caccia del pari. Vedremo se riusciranno a reagire. Dembe. Un altro ottimo passaggio. Cercano spazi. Ma Inzi. Gula. Chance per il cross. Palla girata sulla corsia. Palla messa in mezzo. Buona. Mamma mia. Il giocatore a bordo campo pronto ad entrare. Si attende solo il via libera dell'arbitro. Situazione Real Sociedad? Chiaramente. Sì. Sembra proprio così. La mette in mezzo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Insigne. Bel passaggio. Buona per D'Agostino. Grande intervento del difensore. C'è spazio per la ripartenza. Gulam. Napoli che gira palla. Ah. Il gol che riaprirebbe il match. Porto. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Oh. Grande recupero in area. Bravo Jovanovic. Dembe. Petagna. Pallone che torna in possesso degli avversari. San cagato cazzo. Michel Merino. David Silva. Isaac. No. E il portiere. Li ho pure maledetti, non so se hai sentito il mio bisbiglio, ma li ho pure maledetti. È lo stondo. Io ho detto un insulto che contiene anche una parolaccia. Sfruttano tutto il campo per costruire la manovra, percentuale di passaggi riusciti fin qui altissima. Merito anche dell'ottimo movimento del giocatore. Vai, pressa Jovanovic. Girata di testa che è uscita di poco, ha esagerato con la torsione quel tanto che è bastato per spedirla fuori. Parlerei più di sfondo. Devo entrare in campo perché è l'ultimo minuto. Labriola. Un minuto di recupero. Jovanovic. Labriola.
Buona per Mašak. E finisce qui. Il Napoli perde 2-0 contro il Real Sociedad. Il Real Sociedad è campione della Coppa Continentale Sudamericana. Ha una condizione atletica per forza di cose non perfetta. Si meritano i miei complimenti. È il momento della festa, è il momento del podio. Ed ecco qui i giocatori del Real Sociedad che salgono sul podio. Eccola qui la coppa. Un po' scura. La fierezza del capitano e dei suoi compagni di squadra, per questo che è un momento bello, importante, bellissimo. Ecco qua, sale il capitano numero 20 dal 5 a tutti. Prende questa coppa in mano. Auguri Real Sociedad. Il Real Sociedad è campione della Coppa Continentale Sudamericana. Ha battuto il Napoli 2-0. Real Sociedad 2, Napoli 0. Il risultato finale. Boato del pubblico. È il momento della classica foto di gruppo. Foto di gruppo. Con tutta la squadra e soprattutto con la coppa. È il momento di sorridere alle tante macchine fotografiche lì davanti a loro. Va bene ragazzi, spero che questa live vi sia piaciuta, lasciate like e iscrivetevi al canale, io scendo al sesto posto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!